Si sta svolgendo qui davanti alla prefettura di Trieste una manifestazione del Partito Radicale in favore dei coniugi Filipov. Come noto, da oggi alcune autorevoli personalità hanno aderito allo sciopero della fame in favore della coppia bulgara che, rifugiatasi in Italia, non può ricongiungersi con i due figli perché in Bulgaria le leggi vietano l'espatrio di interi nuclei familiari. Parliamo con la signorina Daniela Volpe, rappresentante a Trieste del Comitato per i diritti umani nei paesi dell'Est. Ecco, stamattina si è sentito per radio e attraverso l'agenzia ANSA che ci sarebbe qualche schiarita per i coniugi Filipov, le risulta? Ma in effetti abbiamo appreso anche noi di questa apertura da parte dell'ambasciata bulgara nei confronti dei coniugi Filipov. E quindi della possibilità effettivamente che un incaricato della famiglia Filipov ed un medico si possano recare in Bulgaria a prendere le bambine per riportarle in Italia. Ma effettivamente noi non sappiamo quanto peso possano avere concretamente queste dichiarazioni, anche perché in passato, proprio venerdì, c'è stato un incontro dei Filipov con il ministro plenipotenziario del Popov dell'ambasciata bulgara, il quale aveva ribadito il veto da parte del suo governo a che appunto un incaricato dei Filipov potesse riportare le bambine in Italia. Speriamo comunque che effettivamente ciò possa accadere a tempi brevi. Ecco, siete andati in prefettura a chiedere un incontro, cosa chiedete? Dunque, noi abbiamo consegnato un messaggio con il quale chiediamo che il prefetto, quale rappresentante a Trieste del governo nazionale, possa farsi portavoce della preoccupazione che questo caso ha suscitato nella cittadinanza triestina, nella fattispecie quindi nei 55 digiunatori di oggi, e possa farsi carico appunto del messaggio stesso affinché le autorità governative competenti rivolgano maggiore attenzione al rispetto dei diritti umani e di accordi sottoscritti anche dal nostro paese, dall'Italia, come l'atto finale della conferenza di Helsinki.